La festa di Halloween, derivata dalla cultura anglosassone, è ormai entrata in forma definitiva nella nostra tradizione e nella nostra regione ha trovato terreno fertile. Soprattutto Ancona e Corinaldo hanno brillato nell'ultimo fine settimana per due iniziative la cui importanza ne ha fatto un punto di riferimento per l'intera nazione. Ad Ancona il Fantasy Horror Film Festival, una maratona cinematografica dedicata con proiezioni di film a tema e tavole rotonde con i più importanti professionisti del settore. Beh, è andata molto bene, siamo molto contenti, la manifestazione è cresciuta nel tempo e questa volta si è affermata a livello anche extra regionale, nel senso che abbiamo avuto presenza anche da varie regioni che non sono le Marche, ma dall'Umbria, dalla Romagna, dall'Abruzzo, regioni confinanti e non solo. Avendo anche ospiti fortunatamente che vengono da regioni lontane, tipo il Lazio, tipo la Lombardia, abbiamo avuto anche presenza da quelle regioni lì. Quindi è stata una kermesse che ha contribuito a fare girare gente nel centro, oltre che al cinema, anche nel centro G-Village, e questo ci rende molto orgogliosi, insomma. Sicuramente il concerto dei Daimonia, il gruppo di Claudio Simonetti, è quello che è stato l'evento un po' più importante a livello di emozioni, ecco. A Corinaldo la festa di Halloween, una 4 giorni che da 10 anni coinvolge un paese intero. Per 3 giorni Corinaldo ancora una volta ha stregato tanti turisti, tanti visitatori, regalando ancora una volta sorrisi e spensieratezza, proprio il nostro obiettivo. Halloween Day, l'obiettivo di quest'anno, una festa indirizzata alle famiglie, una festa più vivibile, una festa più sicura, una festa che è una sorta di carnevale autunnale e Corinaldo ancora una volta capitale italiana di Halloween. Musica e divertimento per grandi e piccini. Sfilate a tema e concorsi di bellezza. Abbiamo acceso la 10ª candelina del concorso Miss Strega. Soprattutto sul palco avevamo il grande amico Marco Liorni e la bellezza di Anna Safroncic. Tante erano le Miss che hanno voluto partecipare a questa 10ª edizione. Tanto e molto caloroso è stato il pubblico che ha circondato il nostro palco. Un pubblico sempre più entusiasta e sempre più caloroso. Questo ci ha riempito il cuore di tante emozioni e tante soddisfazioni. Con Miss Strega ebbe inizio la 10ª edizione di Halloween, nel mistero del tempo, concluso con la 13ª ora.